Ora regaleremo con questo servizio un po' di nostalgia agli amanti di oggetti e componentistica del passato, portandovi alla 23ª edizione della mostra scambio di radio d'epoca e di apparecchiature per telecomunicazioni presso l'area espositiva della nuova zona industriale di Nereto, dove anche quest'anno tanti visitatori hanno potuto visionare i numerosi banchi allestiti da espositori provenienti da tutta Italia e nel frattempo reperire radio d'epoca, manopole, componenti introvabili, ricambi manuali, schemi, editoria specializzata, vecchie apparecchiature per telecomunicazione, strumenti di misura e tanto altro ancora. Al microfono Nino Clementoni, presidente dell'ARI di Nereto. Prima di tutto siamo euforici, contentissimi, perché anno per anno abbiamo sempre aumentato, diciamo, progredito sia nella qualità che dei visitatori che ci hanno fatto visita. Tutto sommato siamo soddisfatti perché questa è la nostra passione e giustamente con i soci che come un treno, me li trovo sempre a fianco, nessuno escluso, si fa questo ed altro. Beh, questo io non mi stanco mai di dire no grazie una volta, ma mille volte, perché ci vuole passione, come dicevo poc'anzi, e la passione che addirittura dal nord, da Brescia, da Milano, oppure da Napoli, anche dal vicino Trentino, e se non c'è la passione ovviamente non verrebbe. Loro vengono anche per farsi una scampagnata, esporre. E poi una gita, non di piacere, ma una gita di radio, perché la radio della passione porta anche a questo, nel senso unire. Io ho detto sempre che la radio unisce, non divide. Una bella notizia, forse il prossimo anno si potrebbe arrivare anche al coronamento di un sogno, il veder nascere un vero e proprio museo della radio e delle telecomunicazioni in Val Vibrata in occasione della 24ª edizione della mostra scambio di radio d'epoca e di apparecchiature per telecomunicazioni. Come ci conferma anche Vincenzo Rasicci, vicepresidente dell'ARI di Nereto. Noi effettivamente 23, facciamo 24 e poi contiamo, arriviamo a 25. 25 anni di passione, di lavoro, di impegni, significano tanto. Però la soddisfazione è quella che oggi il Museo della Radio a Nereto è una realtà. E quindi noi siamo ben lieti di poter donare tutto quello che noi abbiamo racimolato durante queste 23 edizioni a questo museo e dar vita a qualche cosa che potrà essere interessante per le scuole, per il turismo e per le prossime generazioni. Numeroso il pubblico come succede ogni anno, ma in mezzo a tanta gente c'era anche lui, Scipione Di Stefano, socio ultracentenario, fondatore della sezione ARI di Nereto, nonché più longevo radioamatore del mondo. 100 anni compiuti. Per me è un piacere, perché ho iniziato a manipolare la radio da quando avevo 15 anni, 16 anni, in un paesetto di montagna chiamato Collarmele. Collarmele non esisteva, manco, esisteva appena la linea elettrica e basta, che era stata appena messa. Poi tutto il resto veniva per volontà di Dio, quindi e io sono stato fortunato che ho trovato nel figlio del capostazione di Collarmele, un certo Roberto Grimaldi, che era un mio carissimo amico, ho trovato la via per specializzarmi in telegrafia, che poi sono diventato istruttore di telegrafia, intendiamoci, perché poi c'è stata l'evoluzione della radio, perché se io ho 100 anni più 6 mesi, il che per uno che ha fatto 10 anni di guerra, in Africa, in Spagna, in casa del diavolo, poi vivere 10 anni più 6 mesi. Bisogna inchinarsi e ringraziare il comandante generale, quello che dispone le cose a modo suo, però si vede che io gli rimango simpatico. Anche quest'anno ciascun espositore, oltre a tutto il materiale che ha portato con sé per lo scambio, ha presentato il pezzo più importante della propria collezione solo a fini espositivi. E poi sono stati premiati anche gli espositori che hanno presentato gli oggetti più rari ed introvabili, quegli oggetti che hanno restituito con questo evento la memoria del passato.
questo sto guardato intorno, mamma mia quanta ce n'è, signorine grandi firme.